Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi, ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Cari amici, care sorelle, cari fratelli, celebrare la festa della Santa Famiglia significa entrare più profondamente nella nostra storia personale, perché la famiglia è la storia da cui proveniamo, dice con frequenza Papa Francesco. E celebrare allora la famiglia significa riconoscere che Gesù è nato in una famiglia. Egli è vissuto in questa trama di affetti di cui oggi ci prendiamo particolarmente cura. Egli ci invita a essere famiglia che impara ad essere tale ogni giorno. Ho voluto leggervi un passaggio della lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, nel quale si mette in evidenza che la famiglia vive anzitutto della parola di Dio. Abiti tra voi la parola di Cristo nella sua ricchezza. Molte famiglie spesso rinunciano a nutrirsi di questa parola di Dio e si limitano, quando è già tanto, a partecipare alla messa domenicale, ma forse il Vangelo lo dimenticano. È necessario incoraggiarci gli uni gli altri all'ascolto personale e familiare della parola di Dio. Questo ci fa crescere non solo nel nostro rapporto con Dio, ma anche nel rapporto tra di noi. Dice ancora Paolo che dobbiamo istruirci e ammonirci a vicenda, attingendo indicazioni per la nostra vita di relazione dai salmi, dagli inni, dai canti. Ammonirci e istruirci con gratitudine, cantando a Dio nei nostri cuori. È una prospettiva molto bella che riempie di fiducia il cammino delle famiglie, anche nelle situazioni più difficili. Voglio qui incoraggiare tutte le famiglie della mia diocesi e del mondo intero a prendere sul serio questa sollecitudine dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. Qualunque cosa facciate, egli aggiunge in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù. Egli è il perno non solo della famiglia di Nazareth, ma di ogni famiglia, e nel suo nome noi impariamo a rendere grazie a Dio perché abbiamo ricevuto il dono della vita e con la vita anche quel dono che l'accompagna, l'aiuta a crescere, ad affrontare tutte le sfide. La prima sfida da superare è proprio quella dell'egoismo, quella della chiusura nell'io. Papa Francesco insiste dicendo che nella famiglia di Nazareth noi scopriamo una logica di superamento dell'io. Dall'io si passa al tu, si passa al noi. È quello che ci auguriamo, è quello che in questa festa della Santa Famiglia auguro di cuore a tutti voi. Sicuro che il dialogo tra le persone e anche il dialogo tra le generazioni, perché una famiglia capace di portare avanti la narrazione delle proprie radici è una famiglia aperta al futuro. Per questo permette agli anziani e ai nuovi nati di essere in dialogo, di tessere quella continuità che è sicuramente garanzia di una società migliore in Italia e nel mondo, che è sicuramente anche garanzia di una prospettiva di mondo nuovo, di mondo migliore. E che il mondo nel quale viviamo oggi, con tante nubi e tanta violenza, possa essere superato proprio dalla mitezza costruttiva, dalla mitezza creativa e profetica della Santa Famiglia di Nazareth, di Gesù, Maria e Giuseppe. Auguri a tutti, auguri a tutte le famiglie.